Due sondaggi seguitissimi e con centinaia di voti hanno assegnato per la prima edizione lo scarpino azzurro a Ciro Cipolletta ed il leone azzurro ad Alessandro Potenza. Sono loro i nomi scelti dai tifosi della Fidelissandria nei giorni scorsi, rispettivamente per il calciatore biancazzurro contraddistintosi in questa prima fase di stagione e per l'uomo simbolo della rinascita della società andriese dopo il fallimento di questa estate e la ripartenza dalla Serie D. Il sondaggio, realizzato dalla redazione della trasmissione Paneamore e Fidelis ed assegnato da Telesveva proprio in una puntata speciale prodotta dall'emittente andriese in diretta con i giornalisti Luca Guerra, Peppino Ernesto e Damiana Sgaramella, è vissuta all'interno del gala di Natale organizzato proprio dalla Fidelissandria per augurare a dirigenti, atleti e sponsor un buon Natale e felice anno nuovo. È un momento emozionante perché non me l'aspettavo. Sono andato, mi sembra ieri, prima ne parlavo con Luca, a leggere il numero dei votanti, insomma, qualche commento, sai, ho visto che sono tantissimi di Andria ed è una bella soddisfazione. Ringrazio i tifosi che hanno permesso di prendere questo premio. Io dico solo che mi sento orgoglioso. Non ho fatto nient'altro che vivere il mio lavoro con grande passione e poi un po' come tante persone sanno, l'ho detto dal primo giorno che è stato un amore a prima vista questa nuova avventura con l'Andria e quindi sono maggiormente contento e orgoglioso di ricevere questo premio. Per una serata tanta spensieratezza e niente campo, spazio al gruppo che in pochi mesi si è riuscito a costruire in un sodalizio ripartito con tante incognite e tanto scetticismo, ma che in breve è riuscito a ricostruire un rapporto di fiducia con la piazza che sia di buon auspicio per il futuro. Il bilancio, come giustamente diceva Peppino, è assolutamente positivo. Avrei messo non so quante firme se a fine agosto qualcuno mi avesse detto che oggi saremmo stati qui a festeggiare il Santo Natale, quindi a farci gli auguri con i punti che abbiamo in classifica e con il gioco che è stato espresso dalla squadra. Quindi niente, assolutamente positivo. Si è creato un bel gruppo, un gruppo di ragazzi giovani che hanno tanta voglia di fare e hanno tanta fame. Io sono sicuro che continueranno a farci divertire. Durante la serata spazio ai tanti protagonisti del mondo Fidelis, a partire dagli atleti della prima squadra, compresi anche gli ultimi arrivati, oltre allo staff tecnico e dirigenziale, con una finestra anche sugli sponsor che hanno deciso di scommettere su questo nuovo progetto sin dall'inizio. Una serata chiusasi con il tradizionale taglio della torta ed un augurio speciale per il 2019, con un occhio di riguardo all'impegno ravvicinato di domenica prossima al Degli Ulivi contro l'Altamura per l'ultima gara del girone d'andata di questo intenso campionato di Serie D.